Amici sportivi, un caloroso benvenuto a tutti voi che ci seguite da casa. La partita si preannuncia infuocata. Il risultato di oggi, infatti, ci darà il nome di una delle due finaliste. Il pubblico freme sugli spalti e resta in attesa di scoprire chi riuscirà a dimostrare la propria superiorità. Potrebbe rivelarsi un match davvero memorabile. Sarà sicuramente emozionantissimo. Lo Stadio Olimpico è parte integrante della gloriosa storia dell'antica capitale dell'impero e ospita la Roma dal 1953. Luca, la strada per la finale è lastricata di buoni propositi. Oggi servirà anche metterli in pratica, però, considerato il pareggio dell'andata. Sarà interessante soprattutto vedere in che modo i due allenatori proveranno a spezzare l'equilibrio. Nel piano partita dovranno anche mettere in conto che questi 90 minuti potrebbero non bastare, come all'andata. E poi c'è la lama a doppio taglio del fattore campo per la squadra di casa. Può dare una mano in più, ma anche aggiungere una pressione eccessiva. La partita è già cominciata. La Roma torna nel suo stadio dopo l'utile pareggio. Colpisce verso la porta. Tiro davvero da dimenticare. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Allarga il gioco a destra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Mostrano un buon controllo del gioco. Elegante. Pallone lungo in verticale. Una delle due squadre sta dominando nel possesso palla. Azione fallosa, nessun dubbio. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Che gol, signori, che gol! Una giocata perfetta! È un momento chiave, perché con questa rete sono tornati in vantaggio nelle due partite. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. La Roma è sotto oggi e soprattutto nel computo totale delle due sfide. Sicuri in fase di palleggio. Scodella in avanti. Perde il duello fisico con l'avversario. Cerca un'azione veloce. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. È fuori gioco per lui. La gioca in profondità e sbaglia completamente il suggerimento. La Roma domina nel possesso palla, ma non ha saputo sfruttare. C'è il tiro! E ha calciato alto.
La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Fa sportellate con il suo marcatore. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Cross neutralizzato da ottime marcature. C'è la palla lunga in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Tocco preciso. Prova il tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Prova il cross. Ottimo dribbling. Vediamo se può capitare. Colpisce! E hanno sfiorato il gol. Prova a tirare. La mette sulla sinistra. Cerca di servire il compagno in avanti. Prova la verticalizzazione. Okay. Bella parata! La butta via e fa respirare la difesa. Allontana il pallone. È calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Ottima pressione la sua, palla recuperata. La butta in mezzo, salta e colpisce di testa. E gol! E adesso siamo tornati in perfetta parità. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. La Roma. Arriva il duplice fischio dell'arbitro. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. La Roma ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Schiaccia il piede sull'acceleratore. E il tentativo. Questo errore potrebbe essergli fatale. E passa, va al tiro. Ha colpito molto bene il pallone qui.
Ha fatto bene a tirare rasoterra, per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Opportunità di ripartire. Lungo passaggio in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? È ben posizionato e spazia via la palla. La palla esce, beneficeranno di un corner. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Alza la palla in profondità verso un compagno. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Prova a giocarla in profondità. Può provare. Ed evita il gol. Tenta di allontanare il pallone. Cerca il numero. È libero di creare pericolo. Cerca il prova. La toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Buona deviazione del portiere. Cerca lo spunto. Grande movimento nello spazio. C'è la palla lunga in avanti. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Contrasto molto deciso. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Opta per il lancio lungo. Costringe l'avversario al fallo. Riceve la palla. Da lì può segnare. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Cerca la profondità, prova il filtrante. Palla allontanata senza troppi complimenti. La Roma al calcio di punizione. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Ancora un calcio piazzato. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Passaggio intercettato. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. La mette in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. La gioca a sinistra. Scatta verso il pallone. Palo!
squadre ancora in equilibrio. Si andrà dunque ai tempi supplementari. È stata una partita combattuta. Tutto sommato il pari mi sembra il risultato più giusto. Parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. La Roma al calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Prosegue nella sua corsa. Ottima giocata. Riceve un pallone interessante. Riceve il passo. Pronto al tiro. E c'è il gol della Roma. E adesso passano in vantaggio nel computo dei gol. Cosa mi dici di questa rete? Conclusioni come questa sono difficili da intercettare. Bisogna andare a terra con grande rapidità. E non sempre questo è sufficiente. La Roma è dunque in vantaggio e ora può legittimamente sperare di aggiudicarsi questa doppia sfida. Questo è il ritmo che dovranno mantenere per salvaguardare il risultato. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Ecco il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Lungo passaggio in avanti. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Libera al momento giusto. Cerca la profondità. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Intercetta il passaggio, pericolo! Scodella in avanti. Provano a partire in velocità. Prova con la palla lunga. Si ferma qui la manovra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Contrasto in scivolata. Primo tempo supplementare che finisce qui. Una rimonta un po' a sorpresa e a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. L'azione è già in corso. Ci stiamo addentrando nell'atto finale di una gara a dir poco entusiasmante. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Vede la porta. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Pallone lungo, in verticale. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Fallo, nessun dubbio. E il portiere la fa sua. Mette il turbo. Inizia a sentire la stanchezza. Sulla destra. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. C'è un'opportunità. Avanza verso l'area. Calcio di punizione per il Feyenoord. Beh, commettere un fallo del genere negli ultimi minuti di una partita che stai vincendo è quantomeno ingenuo. È l'ultima cosa che doveva fare. Occhio al tiro! La distanza era ottimale, doveva e poteva fare meglio. Non è stata una brutta conclusione, intendiamoci, ma troppo sul portiere. Calcio d'angolo battuto corto.
palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grandissima partita, una straordinaria vittoria. E adesso devono portarsi dietro questo spirito in finale. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Grande vittoria, una partita importante.